settimana ricordiamo Sant'Antonio da Padova. Nasce a Lisbona nell'anno 1195 e muore a Padova il 13 giugno 1231. Si festeggia il 13 giugno. Fernando di Buglione nasce a Lisbona. A 15 anni è novizio nel monastero di San Vincenzo tra gli Agostiniani. Nel 1219, a 24 anni, viene ordinato prete. Nel 1220 giungono a Coimbra i corpi di 5 frati francescani decapitati in Marocco, dove si erano recati a predicare per ordine di Francesco d'Assisi. Ottenuto il permesso dal provinciale francescano di Spagna e dal priore agostiniano, Fernando entra nel romitorio dei minori, mutando il nome in Antonio. Invitato al capitolo generale di Assisi, arriva con altri francescani a Santa Maria degli Angeli, dove ha modo di ascoltare Francesco, ma non di conoscerlo personalmente. Per circa un anno e mezzo vive nell'eremo di Monte Paolo. Su mandato dello stesso Francesco, inizierà poi a predicare in Romagna e poi nell'Italia settentrionale e in Francia. Nel 1227 diventa provinciale dell'Italia settentrionale, proseguendo nell'opera di predicazione. Il 13 giugno 1231 si trova a Campo San Piero e, sentendosi male, chiede di rientrare a Padova, dove vuole morire. Spirerà nel convento dell'Arcella. Auguri a tutti gli Antonio!